questo laboratorio è nato circa 15 anni fa, quando assieme al professor Trippa, l'attuale preside della facoltà, ragionando abbiamo constatato che quando un architetto esce dalla facoltà di architettura, o un ingegnere, o un geometra, un tecnico esce da una facoltà universitaria, raramente è in grado di capire quando entra in un cantiere se i lavoratori che stanno lavorando in quel momento fanno bene quello che fanno oppure lo stanno sbagliando. Da qui la necessità di fargli provare, fargli fare un'esperienza pratica, fargli capire anche che cosa significa il valore del valore manuale, l'intelligenza che c'è dietro il valore manuale nel loro futuro lavoro. Mi chiamo Chiara e frequento il secondo anno di architettura a Ferrara. Io mi chiamo Federico, faccio anch'io il secondo anno dell'Università di Ferrara di architettura con Chiara e ho affrontato anch'io per la prima volta questa esperienza, diciamo, da manuale. E la trovo una cosa molto interessante perché appunto ci permette di capire quello che noi progettiamo, come verrà creato e da chi verrà creato, con che importanza verrà creato. Sono molto soddisfatta dell'esperienza in quanto ci ha permesso di capire la fatica e la costanza che ci vuole per fare un lavoro del genere e appunto ci permette di scoprire il lato pratico delle cose che noi facciamo, insomma. Sono entusiasta dell'esperienza che si sta facendo qui alle mie spalle. Il progetto è nato dall'incontro con la facoltà di architettura e faccio salvo tre momenti particolari che così sottolineano la bontà e l'importanza di questo progetto. Il primo è perché ospitiamo dei giovani di una facoltà prestigiosa come quella di architettura ad Argenta. Il secondo è per il motivo con il quale la facoltà di architettura ha scelto Argenta, ovvero perché nel nostro comune la tradizione del costruire, quindi delle costruzioni in particolare, è molto solida ed è anche, come dire, a radici antiche. E il terzo motivo è per una battuta che è stata detta dal preside il giorno che siamo venuti a fare il primo sopralluogo, nel quale io confidavo che apprezzavo molto la scelta di Argenta e anche la scelta della facoltà di far fare esperienza, di far sporcare le mani ai ragazzi, e lui mi ha detto: sì, fanno esperienza, ma la cosa più importante è perché capiscono che cos'è il lavoro. Riescono a capire che non si tratta solo di un disegno dietro una scrivania che poi verrà compiuto, ma come quella cosa verrà compiuta, e quindi i rumori, e quindi il freddo mentre la si fa, e quindi la passione, e quindi l'esperienza, e quindi la tradizione, e quindi la fatica di chi lavora e di chi realizza quello che per questi ragazzi con grande probabilità sarà solo un progetto. Ecco, per l'insieme di questi motivi io sono orgoglioso di poter ospitare nel comune di Argenta questa importante e bella esperienza della Facoltà di Architettura di Ferrara.